Bentornati dal Dio del Metal, finalmente! In un nuovo episodio dell'Aqualock, uno degli ultimi, perché difatti... Brutti ragazzi, una baci che non siete altro. Se vi ricordate bene, abbiamo ottenuto tutte le medaglie nello scorso episodio. Ho fatto la cattura del grande Regol, che ora gli cambieremo nome. Il grande Draglo Scimmia che ritorna dopo la Drunklock, dopo essere stato fatto esplodere nella Drunklock, eh? Ritorna tutta cattiveria, nell'Aqualock, dove ovviamente non poteva non mancare. Ora... dato che voglio fare delle ossa prima di andare all'altro piano blu... sarà meglio farle immediatamente. Difatti questo sarà un episodio incentrato... sulla preparazione alla Lega Pokémon. Perché ovviamente ci vuole anche questa. Non si può andare a cazzo di cane... così a ghiaccio... ad affrontare subito il Super 4. E certo. Forza. Allora. Qui avete rotto il cazzo. Dice, perché io sono senza volo. E quindi. Ce la fai a non morire? Certo. Bisogna arrivare qui dentro. Allora, abbiamo tra l'altro ottenuto anche la Master Ball. Abbiamo ottenuto tutte le medaglie. Ora si torna qui, molto velocemente, perché intanto voglio andare a rinominare il nuovo Kindra, e poi mi devo preparare assolutamente al meglio per andare all'altro piano blu, ragazzi, eh? Prendiamo tutto in abbaccio della merda che non serve a nulla, ma che comunque si è dimostrato utile in questa lock, è l'unico Pokémon in più che ho catturato che non dovevo. Andiamo qui, perché qui c'è il giudice onomastico. Non è qui, è qui. Cerchiamo di fare in fretta. E lo chiamiamo. Un nome degno di questa specie. Dragon Face. Certo. Ma quale regole? Dragon Face, porca puttana. Ora. Non solo. Devo andare a prendere uno strumento importante. Che si trova solamente qui. O meglio, bisogna tornare da Mr. Pokémon una volta che avremo ottenuto la scoma rossa. Perché... è essenziale. Perché ci dà a lui condividi esperienza. Che dà il 50% in più dell'esperienza al Pokémon che lo tiene. Ma c'è, ma vieni qui in abbaccio, certo. Lo metteremo assolutamente a Dragon Face. Puntiamo tutto su questo Pokémon in questa lock, forza, che l'abbiamo quasi vinta, porca miseria. Allora, vediamo un po' come è messo il team, eh? Perché da qui all'altro piano blu, tra l'altro posso rischiare anche parecchie volte di essere ucciso. Che cazzo ci fa questo con la bacca antiparalisi? Ma porca puttana. Rapido Artiglio, lui va benissimo. Anche lui. E ce l'ha anche Malacoda. Già, perché l'avevo clonati. Ora si torna ai Valonfoli. Perché bisogna fare un'ossa che interessa il tragico. Perché lui... cascata... gli tolgo Surf, sapete perché? Perché nel caso mi imparassi qualche altra mossa... così almeno un altro slot che ti posso insegnare le cose, dato che c'è anche cascata. A me mi serve cascata solo per la mia vittoria, poi glielo cancello. E certo. Tanto cascata, a parte andare a prendere la scoma drago e altre cose, non mi serve ad altro nel gioco. Quindi la posso anche togliere. Ora, si torna qui. Perché... intanto devo togliermi tutta la merdaccia dal computer, eh. Vediamo un po'. Prendete mano. Antidoti. Bacca antiveleno. Iperpozioni. Questo vi potrebbe servire. Il pipissù però lo depositiamo. Le pepite però le depositiamo. Le caramelle rare per l'amor di Dio. Acqua fresca, gassosa. Gelo mai. Dente di drago. Che ci fa con una pozione? Ma porca puttana. Bene, te li trovo. Va bene.
C'era qualcuno che c'aveva la moneta muleta, mi sembra. Aspettate, che qui sto facendo del casino. Qui ce l'ha, lui? Appunto. Ma che ci fai? Cristo. Mettiamo a tragico che non c'ha nulla. Forza. Poi si va a prendere l'acqua magica qui. Ma dacci l'acqua magica. Forza. Potenza del 10%, le mosse tipo acqua. Di attacco, ovviamente. Poi si deposita il pennuto. E si ritira. Il grande James. Cristo, James non è mai morto, ragazzi. Ci ha accompagnato dall'inizio della Locke, vi ricordate? Quando abbiamo fatto quel glitch della Madonna che ha invertito gli starter al rivale e che ci ha permesso di trovarlo sempre solo con Typhlosion, nonostante ci avessi Totodile. Così ogni volta che l'affronteremo saremo a netto vantaggio. Da come vedete ha preso due volte l'esperienza. Ora ci muoviamo. Bisogna stare attenti qui, ragazzi, perché non è semplice per niente. Vediamo un po' cosa fare. Cosa bisogna fare? Ma quale? Ma sei un po' un abbaccio? Allora, continuiamo. Qui cominciano ad arrivare abbacci. Ma per favore. Qualcuno se ne esce con esplosione. Peccato che non era Drunklock. Forza. Lasciamo Dragon Face al primo posto. Questo stronzo qui c'ha un Magneton che poteva rompere coglioni se io non avevo Quagsire. A quest'ora ero morto. O se no Dragon Face che me lo bloccasse. E io metto Figaro. Ma quale? Ma muori. Ti tolgo per 4. Dragon Face sarà 21. È il turno di Execute, ma guarda un po', potevo ucciderlo con gelo raggio. Peccato. Sarà in un altro episodio. Mettiamo Sidra, che tra due livelli impara gelo raggio, quindi cerchiamo di insegnarglielo prima possibile. Ecco. Sono un coglione! E ora si mette tragico. Questa è una mossa che non doveva fare, ragazzi. Meno male c'è lui. Che bene o male riesce a tappare bene gli attacchi erba. Perché non sono super efficaci su di lui, perché c'è anche il tipo volante. Oh, ma guarda un po'. E lascio il tragico. Sì, sì, tanto io gioco d'attacco, non d'attacco speciale. Ok, il primo stronzo ce lo siamo levato di culo. Cominciamo a far bella gente. Perché è bisogno di... Ehi, appare un altro nabbo? Ma guardalo. Ma che pensi di fare contro Gadio di Del Metal? Ma fuori! Ehi, e mi riducano anche le precisioni! Ma per favore! Ma crepa! Andiamo alla Lega e distruggiamo tutto. Ma, oh, sono tutti al limite dello schermo. Ecco, l'unico problema è quando capitano dei Pokémon del nostro stesso tipo. Sono più resistenti del normale. Devo fare un paraggio raggio a lui. Essenziale, ragazzi. Stordiraggio. Forza, Body Slam. Ma cosa? Ma crepa! Gilberto il abbaccio sta per mettere Execute. Perché sei imbecille. Io metto il tragico. Ringrazio al cielo che non siamo in quarta generazione, che Garito poteva avere anche gelo denti. Se no a quest'ora è ricrepato. Parassi seme. E crepi un pochino. Dragon Face sta salendo sempre di più. E io metto Sindra. Oh, siamo dello stesso livello. Non fa brutti colpi. Bravo. Agilità. Confusione. Forza.
che dovete andare all'altro mondo, perché sto quasi finendo l'Aqualock nonché la Krakenlock. Ah, addirittura non è neanche uscita dal limite e questa mi vede lo stesso. Un altro Starmie. Qui non è l'Electrolock che facevo i bui, Facevo le bue la gente. E io ti colpisco. Ma ci affate. Ci affate, forza. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma che te ne esci con azione? Ma che sei rimasto a livello 15? Ma per favore. Ma guarda, questo è un abbaccio. Altro che Rubicante. Ma cosa? Che c'aveva Bora, Fulmine, c'aveva tutto. Oh, prima o poi ti paralizzerò. Tu che dici? Oh, finalmente. Crepa. Un Nidoqueen? Ma che bello invito. Potrebbe avere doppio calcio. Sperando che non lo faccia. Che super efficace su tipo gelo. Meno male non ha fatto. Ehi. Non fare cazzate. Ecco. Colpo coda. Ma tu sei un po' imbecille. Eccolo. Non mi fa nulla. Ma ha abbassato la difesa. Ma per favore. Dragon Face dovrebbe imparare agilità tra qualche livello. Sperando che lo pari più presto. Ho intenzione di metterglielo. Potrebbe essere utile contro i draghi di Lance. Allora, continuiamo la nostra avanzata in questo sentiero di Nabacci. Che non sanno neanche come si chiamano. Ma guarda questo qui, questo briao. Io ci provo. Ma che, mi fa anche brutti colpi di faccio. Quillfish. Sono tutti i V sprecati per questo qui. Ma guardalo. Come crepi. Ora lui si cambia perché c'ha paura. E si mette sigillo. Bisogna stare attenti anche ai flagelli, Quindi cerchiamo di ridurlo in fin di vita. Sono più veloce di lui. Ah già, perché c'ho il coso. C'ho il rapido astiglio. C'è il trucco. Se no questa. Ecco. Ora è un buon momento per usare la cura totale. Ovvio. C'ho due status, almeno me le curo tutte e due. Forza, grande! Perché era rischioso col fragello. Oh, è diventata notte! Attenzione! Ma che bella sorpresa. Vediamo un po' chi c'è in questo percorso. Mi sembra che si possa trovare anche Quagsire di notte. Ehi, oltre a questi nobbi qui. E ovviamente non te lo lascio. Io butto Figaro. Che col terremoto... ti manda a fanculo. Oh, mi do cura ogni volta. Devo stare veramente attento. E come voglio fare la fine della Dranklock? Con questo sentiero sono morte due persone. O meglio due Pokémon. Forza. Oh, ma guarda un po', tra cui uno era lui, cioè addirittura. Allora, come si fa fuori un Espeon selvatico? Con un attaccante fisico. Lui però ci potrebbe fare male, quindi li mettiamo alla coda. Così ci toglie la metà, perché usa mosse tipo psico. Si spera. Ehi, magari. Io sa che faccio. Brutto bacio. Perché c'è maledizione? Ah già, perché poi devo concludere la combo quando arriverà il terremoto. Allora. Così poi lamentiamo l'attacco a dismisura. Io penso che sia pronto per un bel attacchino, voi che dite? Certo. Ma fai schifo! Mi dai tutta esperienza che mi serve. Ora, qui c'è la cassa di cura, andiamoci a curare il cervello perché siamo imbecilli. Siamo un po' nabaci. E qui che c'è? Ovviamente... sto già architettando un'altra lock, ragazzi. Che già ho scritto qualche dettaglio su Facebook, quindi non vi preoccupate, ma questo probabilmente non sarà l'episodio in cui batterò Lance, perché ovviamente non ce la farò col tempo. Oi! Ma guarda che appazzo una bacia della merda, io ovviamente ti butto il counter per eccellenza.
E crepi tutto il tempo. Guarda un po' che questo se ne esce con Blastoise, addirittura. Ora, comunque si fa fuori un Blastoise. Meno male non ho messo quell'altro, volevo mettere... Malacoda. Meno male che non l'ho messo. Forza, ammazzati da solo. Non va bene. Devi morire al più presto. Bravo, così poi se ti attacchi da solo e ti colpisci, ti togli un casino di danni. E poi usa Surf. Ma fai schifo. Cioè, ma io non capisco. Madonna, come Dio Cristo usa Danza Spada da tutto il tempo e poi tu usi... E poi tu usi Psichico. Ma com'è possibile? Cristo. Siete usciti dal Nabolok voi? Maledetti nabbacci! Questa pozza qui è la pozza degli sterminatori. Difatti ci ricordiamo degli episodi un po' brutti che sono successi qui dentro. Ma è meglio non ribadirli. Forza. Ammazziamo Tentacruel che ci danno un bel po' di XP. Almeno 600 se non mi sbaglio. Ti proti dei 9. Quasi. Ah, 800 totali. Ci dobbiamo allenare perché siamo sottolivellati. Perché ovviamente siamo più forti del normale. Quindi gli avversari si uccidono con 5 o 6 livelli più inferiori. Però sarebbe più opportuno avere... avere... Oddio, anche Malacoda... No. Malacoda riceve il danno del tipo erba raddoppiato. Avere più livelli del normale. Ora, a te con questi folle lama, mi ricordi? Ecco appunto. Una brutta cosa. Quindi è meglio farti fuori... Guardalo, anche con Tossino se ne esce. Ma per favore. Ma quale? Ma fai schifo anche te. Tornado. E vabbè, lo rimettiamo al posto di fisto l'acqua. Certo. Anche se fa schifo. Ora, un abbraccio di Kingler, eh? Mi avrebbe voluto ucciderlo con lui, ma è presto. È presto. Oh, Sidra non riesce a salire di livello, eh? Che mi ha fatto, ghigliottina? Brutto stronzo che non tu sei altro. Se lasciavo Kingler me lo uccideva. Vi rendete conto? Questi nabbacci della merda, ho provato a fare una hit KO e io distruggo tutto. Cristo. Ma... fuori. Oh, brutti colpi. I brutti colpi? Ma il grande dio del metal vuoi fregare? Forza. Che i nabbacci di YouTube si annoiano. Porca miseria. Ma... quale Flareon? Ma crepa. Ma nemmeno ti guardo in faccia. Ma te vorresti andare alla Lega Pokémon con questa gente? Ma tu sei un po' coglione. Antidoto. Dato che qui c'è la casa di cura, eh? Io ci vado. Perché almeno mi ripristina anche Pippi. Ma guarda un po'. Fuori. Oddio, se sarebbe pieno di Ponita, sarebbe... vabbè, magari. Era un buon punto per allenare tutto il team di Nabbacci. Vedete? Anche Arbok! Ma quale? Ma crepi! Le tratto bene? Sì, tutti tipo acqua. Ma che tu vuoi mette? Vieni qui Nabbaccio. Che ti faccio un culo della madonna. Che bocca e faccia, Parasect? Gelo raggio? Danza spada, ma che carino! Ma per favore... Ecco, Golduck potrebbe essere un altro dell'Aqualock. Ma non mi interessa, è più forte Malacoda, ragazzi. Perché almeno lui c'ha il tipo psico annesso. Ma chi si butta? Sildra?
Body Slam mi dà sempre soddisfazioni, ragazzi, eh. Si è dimostrato molto molto utile. Qui ho sbagliato attacco, devo fare questo. Madonna, tanto scivolone. Tra l'altro via vittoria è un must d'allenamento per noi, è un buon punto. Perché ovviamente noi siamo tutti di tipo acqua. I nabacci sono di tipo roccia, terra, ma per favore. Ma guardate un po', qui non devo rischiare un brutto colpo di pestone. Ragazzi, metto sempre Leuli perché deve imparare quel cazzo. Guardate un quanto rimane. Mi do cura. Quel cazzo di cielo raggio. Cristo. Forza e furia, ma quale furia? Chi è che è salito? Mi fai vedere a che punto sono? Dragon Face sta salendo, finalmente! Qui sotto che c'è? Non me lo ricordo mai. Piano di Elysium Mass per i Nabacci. Forza! Che ora incontreremo anche il rivale Nabaccio. Che gli faremo il culo della Madonna. Ma te c'hai tutte le... tutte le medaglie, ma certo. Tanto che se non mi facevi passare, facevo dei glitch per passare lo stesso. Ma fuori dalle palle. Qui non siamo nella prima generazione il rosso, blu e giallo, dove bisogna usare i mossi per spostarci. Siamo sempre nella via vittoria di Kanto, ragazzi, eh? Ora siamo a Kanto, ve lo ricordo. Quindi io penso di essere in grado di fare questo. Ho fatto anche il brutto colpo. Sperando che questi scemi non se ne escano con autodistruzione. Anche te. Non reggete il confronto. Oh, qui sì che mi ci alleno molto bene. Ora, se non ricordo male, qui c'è un Nabaccio che c'ha tutti e tre gli starter evoluti. Potrebbe essere pericoloso. Con Venusaur. Ma ci stiamo allenando Dragon Face. Un'altra cura totale che non ci fa male. È un rivitalizzante, Mats. Quando arriviamo alla Lega lo buttiamo nel cassonetto dello schifo di Brutal Mario. No, il barato dello schifo, Ma guardalo, gelo raggio. Ho pensato anche a te, lo sai? Ma certo. Dov'è quel Nabaccio maledetto? Ma che bellezza! Stiamo riuscendo a fare tutto quello che vogliamo in questa lock. Forza! È morto solo un... no, sono morti due Pokémon. Tra l'altro uguali. È morto un King Kong e un Lantern, ragazzi. Meno male, perché sono anche deboli. Quindi mi sono tolto di mezzo dei Nabaccio e ci ho messo Dragon Face, ragazzi. Ma quale King Kong? Io voglio Kindra! Ehi, proprio davanti. Ma crepa, debolezza per 4, l'ha soffritto tutto. Cos'è? Special X. Lasciamolo dov'è, perché qui c'è terremoto. Che noi ovviamente prenderemo. E che cloneremo. Insegneremo a Malacoda. Lo insegneremo a Coso. Ah, come si chiama? Cristo, a James. Tanto Coso lì ce l'ha già. Ma sì. Vi ricordate quanto è stato difficile fare allenamento nella Draglock in questo punto? Perché? Perché, dato che c'è la programmazione casuale, mi erano venuti tutti i Pokémon di merda in questo punto. Non mi davano una sega di esperienza. Allora. Dragon Face sta diventando potente. Qui c'era il grande Moltres. No, ah, ecco il terremoto. Vediamo un po'. Dov'è? Dov'è il terremoto? Eccolo! Dopo lo cloniamo! Ma che cazzo. Pozione Max. Ma andata se non c'ha più spazio per gli strumenti Nabaccio. Noi tanto andiamo avanti ed acqua. Ma quale... ma quale pozione Max? È tutta roba chimica, ma per favore. Io direi che siamo anche pronti per sfidare il Nabaccio. Forza!
Appare una bacia selvatica, oh? Aspetta, tu mi avresti fatto sfare la sfida della Lega Pokémon, ma non farmi ridere. Vedremo chi riderà da ultimo, quando avrò la Coppa dei Campioni in mano. Madonna, ti butto l'acqua rasa nel viso. Ma quale Sneasel? Ma che cazzo ci vuoi fare? Ehi, non mi togli una sega. Forza! Grande Dragon Face non si fa fermare da nessuno! Cristo! E vabbè, a parte da questo! Dai, attacca grande! Il potere del drago! Magneton! Ma per favore! Però c'ho paura e si mette Figaro! Ma certo! Ma quale tuono! Che mi ha fatto Sonic Boom? Ma tu sei un po' un abbaccio. Cadabra, eh? Io faccio fuori con il tragico. Ma quale divinazione? Me lo devo ricordare. Tra l'altro, divinazione non segue neanche la debolezza e resistenza dei tipi. Cioè, se lo fanno su un tipo veleno, gli toglie il danno normale. Ma vi rendete conto che attacco un abbaccio che è quello? Ma per favore. Ma che cazzo? Te che cazzo mi vuoi fare? Non lo so io. Bravo! Tanto lo cambio! Tu sei imbecille! E guarda un po' chi è rimasto. Vedi, se c'ho la maledizione lo lasciavo. Peccato. Però togli un quarto di PS che rompe i coglioni. Oh, livello 38. E metto Figaro. Ti ho sempre fatto il culo con lui. Lo capirai? Che il Tiflosion lo dovrà liberare? Maledetto Nabaccio. Madonna. Divinazione. Ma quale? Ma crepi tutto il tempo? Da compenso sale di livello, cazzo! Fai da coglioni! Fai schifo! Siamo arrivati alla Lega Pokémon di notte? Siamo già arrivati? Questo abbraccio qui ci riporta indietro a Borgo Foglianova. Ma noi non siamo un abbraccio e noi ci andremo. Ora schiocchiamoci le dita, perché è arrivato il momento. A 28 minuti è arrivato il momento di fare il farming della Madonna, ragazzi. Allora, si è detto che devo vendere un po' di robe. Revitalizzanti. Certo. Ehi, ma cosa? Vento di drago? Dopo. A Kinda dopo li mettiamo. Il Gelo Mike lo cloneremo e lo metteremo anche all'Lapras. Ah no, l'Lapras c'ha Rapidartile che è molto più utile. Facciamo un po' di pronostici per questa Lega Pokémon di Nabachi. Il primo Super 4 che incontriamo è Pino, che è un abbaccio deficiente, che è andato in giro per il mondo a incularsi tutti i Pokémon tipo psico. Di conseguenza è diventato uno psicopatico, che vuole dimostrare a tutto il mondo la potenza dei Pokémon tipo psico. E vuol fare la Psycho Lock, ma per favore. Non solo. Quel abbraccio lì c'ha parecchi Pokémon di tipo psico volante, quindi il grande Kindra e tutta la squadra lo farà secco in 2 secondi. Ma quale potenza dei Pokémon di tipo psico? I Pokémon di fuoco sono superiori! Io continuo a inondare la gente. Prima o poi capirete che non dovete più rompermi i coglioni. Forza, il classico luminoso probabilmente lo velocizzerò in costruzione. Quindi aspettate questa cosa. O se no. Se non la sega, se siete seguaci, non dovete cambiarvi, punto. Supportate la serie mettendo mi piace o non mi piace, mettendo i commenti, condividendoli, i video ovunque, e guardando le pubblicità. Questo è un bel metal, mi mangia faccia, c'è il raggio, Cristo. Ma continuiamo, lasciate un po' di quindi vediamo che condividete in questo episodio. Ma cosa fuori, se non faccio. Ma apriamoci team da questa puttanella, e via. E lo fa, allora, quindi si prona. Guarda la gente che è rimasta indietro. Allora, prima voglio segnare il grande, il raggio a Sidra, che si rispetta lo stato, ragazzi. E portate più un po' con il raggio, perché? Perché i danni da Radiance sono forti, e se muori poi mi raggio, ecco si uccide, poi mi raggio me. Ma continuiamo. Ma tu sei un abbraccio, e delle metal, e fanculo della madonna.
di non vedere fuori in questo ultimo episodio dell'acqua d'opera, ci pensate? La gita, ovviamente sì. Tornando, voglio andare. Fai vedere cosa è fantastica, questa volta facciamo pure. E poi... Ma che cazzo siete voi? Di cui si combatte? Cristo, mi manca poco. Mi manca poco. Oh, alleluia, andiamo a lì, ovviamente. Probabilmente siete di rossa questo. Mi piace, sto viaggio, io la penso di Sistem, con il sistema e non solo, ce l'ha Giuseppe, molto bene. Mi piace parecchio. Geraggio, Cristo. E dato che ci siamo, usiamo anche quello di più su, per trovarci, i giuraggi. Perché sono solo 10 punti. Punti potenza, ragazzi, non ce la facciamo, sennò. Allora, diciamo di portarli tutti a 40, e poi si fanno salire ancora verso il 45, perché ragazzi... È un casino, sennò. Dobbiamo farci al meglio. Cristo. E poi portate la pace con me, se volete continuare l'acqua, l'opera tanto. E probabilmente il gioco finisce, arriva la bomba, ma c'è anche questa extra. E quello di canto, e quello di prendere anche tutti gli altri prima di andare dal rosso e di rivolgersi per un abbraccio, con che ciò con gli altanti e fa di culo. Quindi decidete voi, o meglio, ci fate decidere voi. Dei commenti. Allora. Nonostante abbiate scelto mille volte, che smette di capire qualcosa, scelte lo chiede. Ma io non capisco, che cazzo c'è bello, gli amici? Esatto, ma fatevi una vacanza. Ma prima di andare del metal, fatemi una sfoglia, sì, vi scagliate. Cristo. Mi sembrate dei posseduti. E ora capito, ragazzi, che io ti sto piacendo di vicino a serie. Cristo, ma sei, altri titoli. Esatto. E non so, questi ci sono anche tanti discorsi, questo addirittura non è il quindi non sta più il cazzo. Cristo, mi rosca che non faccio più, pazienza. C'è tanta gente che mi fa, guardate il video con la sega, su questo commento, per vedere se ne uscire soddisfatti. Io qui penso di no. Ma che cazzo. Allora, potrebbe romperci coglioni qua con... di Bruno. Specialmente il Machamp, posso tutti i colpi. Quindi sì, c'è il rischio quella tanda. E poi... Potrebbe romperci il cazzo di Baltum, E il coso, l'Umbra non è tanto l'Umbra, non è un po' i secondi. Non mi ricordo se si parla di moto, mi sembra di no. Se lo parasse, la trova. Perché non si vedremo al volo, ragazzi. La mossa si parla per caso che non c'è volo, da nessuna parte. Cristo, devo cercare. Probabilmente poco più diretti in questo momento. E Jason. Ma come devi parlare? Un salto potrebbe come... Sai che è inutile. Oh, ma se c'è più potente prima, ma che cazzo devo fare? Ma sai, molto più potente di lui. Quindi facciamo questi team di abbracci che troppo mangeranno più carini. Probabilmente a forza di ammazzare gente di roccia e di farlo per la miseria. Questi Pokémon hanno immagazzinato i punti di difesa allucinanti. 40, yes. Ora si toglie di vedere e si mette a carico. Che ora che sono qui? Dove mica? Dove... No, non l'ho tolto? Non ho più spazio. Perfetto. Allora, qui si mettiamo i gelmai. Anche se qualcosa deve dare qualche puttana, c'è lo stab e c'era anche l'apprezzamento. Però cosa voglio vanta, devo girare la droga, quindi lasciamo con i giornali. Domenica, io voglio dargli, la figlia figli. E mettere il compito a lui, forza. Dobbiamo ricordare fuori passata a lui e mettergli il surf, Oh, ah, non è surf, mi sbaglio sempre. Forza. Faccio questo po' di impatto, questa loca, Peccato. E anche lui, non fa parcare, non cosa, Fai un po' schifo. Ovviamente facciamo colpi a questi immensi golem, perché quelli ci fanno male e basta. C'è una pesantissima, tra l'altro però ci mettere i mossi normali. Ma che cazzo. Ma quello che lo metto, cazzo. Ovviamente deve mettere un altro episodio per andare a Pokémon. Attendiamo tutti praticamente il momento in cui andrò a sciarla. Sai questo episodio? Anche se vedremo ancora la passa, ci farà lo stesso. Anche se siamo sperimentati. Ma chi se ne frega? Siamo potenti. Siamo troppo forti. Ma certo. Iniziamo se... No. Vediamo un abbraccio. E andiamo subito. Vedete, dato che sono accanto, non posso andare dietro. Abbiamo un trucco. Questo ha fatto tempo. Lui, diciamo, ci trasporti con Ara della... Con Sparta Vincela, per favore. Secondo me, quindi, si può volare a Yoko. E andare a farmi ricaricare un abbraccio. E insegnare surf. Certo, quella mossa è una merda. Ma figurati se la lascio. E passa con il tuo team. Non si può curare, certo. Lo sapevo anche io. Cristo, è un piccolo trucco. Ma se c'è un canto esattamente a questo punto, qui sono andati, qui. Forza. Ma ancora facciamo la 44. E va bene, 3 minuti. Io voglio vedere. Voglio vedere il terremoto. Prima di una coda. Tutti gli altri no. Ma per la ricrezza. Allora, facciamo tornarlo. Proviamo il terremoto. Proviamo un abbraccio volante. Non identificato. Salviamo. E proviamo immediatamente in abbraccio. Certo, certo. Ma sì, proviamo immediatamente. Due volte, quindi lo stiamo. E cambiamo immediatamente, facciamo con il bici all'Africa. Ma porca miseria. Ora, abbiamo trovato una pace, ritiriamo. Poi la prima base all'inventario. Liberiamo una pace squadra, e ritiriamo gli altri due. Guardate l'amministrazione, ma che cosa ne sapete voi? Liberiamo una pace, e ritiriamo. Tutta. E si ricorda, eh? E si ricorda, e poi è finito. Cristo, segniamo le moto a tutti. Già, ma quello è ancora pazzo, ma che cazzo? Lo segniamo, la gente, a così forza. E poi la base completo, e lo segniamo a Maroda. Perché? Perché c'è la lezione. Però che cazzo di storia. Ma che ne so io. Cioè, io dovrei essere, perché poi si mette il Zidico. E terremoto, però non lo mettiamo. Aspettiamo, si fa il Zidico. Torniamo a andare più di abbracci, ora che sono più pronto a fare casino. Ma quale? Ma quale ricordate il messaggio fiore, lo ricordate? E lo metteremo qualcuno, e scenderemo la messaggio fiore. Cristo, messaggio di abbracci, prendo. Ma che cazzo? Si può trascurare un livello alto 4 di esperienza, non c'ho voglia. Andiamo già intanto, poi leggo. Mettiamo, vogliamo metà lui, per forza. Mi ha deluso, vedo se non mi parte di porca puttana. Così quando comprare, devo andare nelle sue generazioni. Tutto colpo, a scuola pugno. Ehi, allora guarda, ho una speranza per questo team. Ma aspetta, voi, l'ultima di merda. Con la scienza mi ricordo anche che cosa fai, se ne fai la scuola. Probabilmente, no, mi ammetto, mi faccio tremare la mossa offensiva. Bravo, non colpite. Questa è una panacea, non dovete. Ora, sapete, lo so che è molto ragazzi, ma che ci vuoi fare? Vedete i percorsi, sono anche questi momenti morti. Ovviamente la persona vi avrebbe cambiato, ma io, se deve merda, facciamo il mio. Ne modo più, come è possibile, perché? Vedete, una pace che salirà da solo. Magari poteva anche subire un colpo di troppo, e poteva morire di qualcuno. Qualche una pace, faccia finta di nulla, e continuava. Il problema invece lasciare tutto intero, tutto creare. Così una pace non dovete dire nulla. Cristo, ma per favore, ma tu vuoi mettere? Se non avessi scelto questa loca, ma forza! Ma cazzo siete voi?
Sono già 36. Possiamo già vedere il cambio di esperienza che serve per salire la James e Tragico. Il Tragico ovviamente appartenente al gruppo meno lento di... No, al gruppo lento. Per salire la quindi ha 1 milione di Tragico per esperienza. Mentre invece James ce n'ha 1 milione e 50. 1 milione e 500, 1 milione e 5, 1 milione e 8, comunque per lasciare lì. Sicuramente meno di Tragico. Tragico. Cosa, come avete fatto il cazzo? Via, palle. E abbiamo battuto la palle. Finalmente dovrebbe battere la pelosa. Porca puttana. Visto. Ma per favore, è stato più congelato, sono abbraccio. Allora, non vuoi mandare su Tinder? Lo sa me allenarlo. Che poi lo sapeva, mi sembra, e qui i draghi non abbiano traggio. Ma potrei sbagliarmi, questa cosa l'ho verificata per conto. I draghi hanno traggio. Mi sembra che ce l'abbia, perché non dovrebbe averlo? Ma la scienza è anche forte, perché c'ha il doppio del tasso di picco. Ma mosso deve essere utile. Io non sì, ma intanto mosso mi specchia, non c'è più tappi da speciale, e va a culo. Ma chi se frega, certo posso contarsi un mosso della merda, per uccidere il psico. Se la sta facendo, non capiamo, mosso di poco. Poi c'è anche il 3% di chance di fare dell'avversario, ma dettagli. E si continua, ma 40 era finito. Anche se quella bacia sono di livello 4, che cosa fa la differenza? E dall'altro non facendo presto. Per fortuna la recitazione di Blood aiuta, perché sennò lo fa 400 episodi, sono grandi Icon. Due metodo, ma potrei farlo offline come fai nella serie di Legend of Dragoon, fare un episodio farmi esperienza di addizioni per trovarsi poi ad ascoltare il mio video di zone. Va bene, vi faccio sì perché se muoio la gente non devo fare, non devo fare niente, quindi se muoio la gente deve essere creata, e voi dovete saperlo. Quindi faccio solo rispetto vostro, porca miseria. Se poi certo, mettere qui da solo, ai mani per cazzi miei, dice, guardate ragazzi, voi ci avete tutti i miei segni. Ma certo, voi dite sì, ma non voglio niente, avete ragione. Ma ricordate che per creare la pace, dovete cliccare su una freccia che ricosci dalla pagina del vostro browser, e non rimanere a creare del Michael. Ma che cazzo siete voi, una pace per tutti essere con un tassone, anche se quella muore, folle. Quindi, grazie a tutti. Allora, lei ci sta salendo con tutto, che sempre tragico, vi ho detto. Mi servirebbe... Tra l'altro, quello Shiny, mi sembra di dare fastidio, però con i B. Perché? Oddio santo, vai lì, ridiamo a lui, l'acqua magica, forza. E lui, diamo con i B di espe... Probabilmente un basso, ma posso dire tanto. Ma che cazzo. Dobbiamo portare una pace, della merda. Aspettate di dare a tutti i forti, questo punto, subito, andiamo a tutti. A meno che non me ne dimentichi qualcuno, ma mi sembra che mi sbagli. Ovviamente, non siamo messi tutta serie ad affrontare tutti i baci del mondo, no? Un abbraccio stava in massima torre di affrontare la resa, invece dritto, e probabilmente sapevamo fatto nostro. Però ti faccio 4, quella quella che lega, che deve avere la squadra decente. E qui dato che sono tutti lo stesso tipo, devo stare molto attento. Perché le nocche ragazzi già sono difficili. Se faccio un attimo tipo, diventa ancora peggio. E tra l'altro tipo acqua, quelli più pezzati, che da quanto possiamo vedere, c'hanno parecchi tipi secondari legati. Mentre invece prendiamo tipo fuoco, tipo sì, come esempio, ci sono pochi. Guarda, praticamente ognuno, tranne lui, c'ha un tipo annesso. E c'hanno un grande mugul che posso imparare, tra l'altro potrei pigliare voglio, almeno imparare la prossima volta. Però non mi interessa ovviamente, mi fa schifo. Ora, c'ho da controllare quanti mi sono. Basta, basta! Non ho tornato a cacare, quello voglio, via. Fai qualcosa, su Cristo. Mi fai un bel occhio. Ma che cazzo, non fa mica lui. Fammi vedere quanti sono. 52! Dio santo. Tanto sta parte è uscito, ragazzi, che sono due robot sono. Veramente. Forza! Ma che fai? Non ti uccidere, ti libero, prima io. Dice idropompa. Certo! E che ritorniamo? Tornado! Ah! Voglio insegnare a qualcuno pioggia danza! Perché almeno mi potenzia tutta l'acqua del team. E allora... A chi si mette? Si mette... Non posso imparare tutti, ovviamente. Si mette al tragico. Che si fa? Si prova a lasciare il tragico con idropompa? Io ci provo. Anche se non conviene. No, non conviene. Non conviene. Volevo fare... Non facciamo un abbacci. E non c'ho volo. E vabbè. Si lascia così, oh. C'ho volo di ammatti troppo. Cerchiamo... di fare le ossa al meglio. Allora. Prendiamo pipì su. E le due pepite, ormai non ce ne frega un cazzo. Vendiamo le pepite al nabaccio. Dammi tutti i soldi che hai. Perché sei un coglione. E poi... Sarebbe utile darle anche terremoti. Pipì su. Dragon Face. Gelo raggio. Pipì su. Sidra. Gelo raggio! Ma siamo in abbacci noi, eh. Ma per chi c'è preso? Allora, Gyarados è inutile, ragazzi. Ma lo teniamo lo stesso. Non mi garba le sue mosse. 125 d'attacco, vabbè. Attacco speciale ce n'ha poco, però. Sildra... Sildra salirà parecchio all'inizio, perché lo voglio mandare contro i Pokémon tipo psico. Quindi mettiamo subito al primo posto.
Poi due storie, condivide esperienza. Risimette il moneta amuleto, così si guadagna qualche soldo di più. Il Figaro ci aiuterà tantissimo col suo terremoto. Dragon Face, mala coda, sarebbe meglio. Ah, sta quasi per salire, sperando che non pari a 45. Cristo, devi muoverti. Ma guarda un po', e tu crepi. Guarda quanto esperienza. Madonna, è attaccato prima a te, che schifo. Mi fa un po' schifo. Dai, impara psichico, non impara psichico. Deve usare la caramella rara. Deve imparare psichico, ragazzi. Deve imparare psichico. Cristo. Dov'è? 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 La caramella rara, deve imparare psichico, devo fare un abbaccio. Due shinobi, certo. Ragazzi, non fatela a casa. Potrebbe portare a deliri. Portiamo al 47. Madonna, non para a 48. Ma che cazzo. Quanto guadagno? No, fa presto, dai. Facciamo presto. Che probabilmente appartiene al tipo di esperienza veloce, o medio veloce. E quindi, quella che c'ha 800.000 punti esperienza per salire a livello 100, totali. Oh, ma devi attaccarlo! Grande! E allora... fa pre... cazzo, ha fatto prestissimo! Non c'era neanche bisogno del caramelle rare, ma ormai lo usate. Andiamo, brutti ragazzi, no, baci! Che siete qui che sbavate, per come vedete l'ora, che io annaffi la Lega Pokémon. Forza! Che fate tutti schifo. Vedi? Me lo ricordavo bene. Certo. Confusione. Poi... vi volevo togliere Surf per mettergli terremoto. Madonna Cristo cazzo, che... mi tocca tornare indietro. Ah, c'è ancora un abbaccio, grande. Niente, rifacciamo la stessa cosa. E si ritira il abbaccio. Certo, finché non batti la lega lui ci riporterà indietro. Poi, una volta che l'avremo battuta per la prima volta, e si dileguerà. Ma non ci frega un cazzo! Facciamo una cosa illegale, togliamo la mossa acqua a un Pokémon acqua. Del metal, ma hai fatto un abbraccio perché rispecchia lo stab. È vero. Però mi potenzio terremoto, mi potenzio attacco e difesa. Tanto è già lento. Quindi. Poi li mettiamo rapida artigli che ha già. Così c'è anche più chance che attacchi del primo. Che attacchi per primo con terremoto. E festa finita. Ecco il set definitivo. Amnesia psichica come l'edizione del terremoto. E festa finita. E così si manda a fanculo tutti i nabbi. Ma vi dovete togliere da coglioni. Io penso di essere pronto. Che facciamo? Ci andiamo con Pokémon a livello 40? Allora. Compriamo un po' di robaccia. Allora, ricarico totale potrebbe servire, ovviamente. Però costano l'ira di Dio. Prendiamo anche le perpozioni. Altre perpozioni. E il resto di ricariche. Ho sbagliato. Ma certo! Ora che ci siamo bombati... allora, lui apre con Xatu. E noi apriamo con... con Sidra. E cazzi tua.
E salviamo Danabacci, perché qui a volte potrebbe comparire il rivale. Per fortuna non è comparso. Madonna, entriamo alla battaglia Lega Pokémon. A quanto siamo? A un'ora precisa. Madonna, vieni qui da dietro che ti inculo. No, show tutte. Per fortuna ho salvato. F1. Per fortuna ho salvato, vedi? Perché ce l'avevo tutte. Maledetto. Fuori. Che voglio, James. Via, fuori dai coglioni. Ora risalgo. E incominciamo. Sì, mi chiamo Pino, ve l'ho già detto, questo fa tutto io. Ma tu sei una baccia, Pino. Ma fuori da coglioni. Ma guardalo. E tu sei un po' becco. Come lui, tutti becchi siete. Ma quale Xatu? Che io congelo raggio e ti mando a fanculo, o quasi. Almeno due terzi te lo voglio togliere. Cristo. Ah, e ti si fa fuori con un attacco. Ma che cazzo? E il primo se ne va fuori. Jinx, con che lo facciamo fuori? Io voglio fargli parecchio male, ragazzi. Quindi si mette il tragico, che poverino c'ha da salire ancora un pochino. Cerchiamo di fargli male sulla difesa. Guardalo, doppia sberla, ma dove? Ecco, Slowbro romperebbe parecchio coglioni. Quindi cerchiamo di dargli molto fastidio. Stordiraggio. Vedi? Allora, qui ci vuole la sua evoluzione, Malacoda. Perché lui si fa... Lui fa... Ah, ce l'ha anche lui! Non lo sapevo! Madonna, potrebbe essere molto pericoloso, Quindi lo faccio anch'io. Cristo. Usa la mia stessa tattica, ragazzi. Però tu sei paralizzata, a differenza mia. Madonna. Qui vedrete la potenza del grande Malacoda. Vi ricordate che percorso ha fatto? Già quando erano un piccolo Slowpoke che era fortissimo. Terremoto! Però ritorneremo uguali, perché l'ha fatto anche lui, maledizione. Noi ritorneremo tanto. Avete visto? C'è anche Body Slam e sto figlio di puttana. Vedi, Body Slam era un bel attacco. Cristo. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Lui era pericoloso, ragazzi, molto. Exeguttor. Evitiamo di lasciare i Pokémon di tipo acqua contro questi qui. E mettiamo chi è resistente. Madonna, mi fa male tutta la testa. Cristo. Vieni qui. Che per te c'è una bella sorpresa. Guardate quanto li si toglie. Ma quale riflesso? Ma quale riflesso? Io ti lascio. Ma questo qua è destina a baci che crepano con un attacco. Ma quale livello 50 per andare alla Lega Pokémon? Ma per favore. Ora, qui c'è un altro Nabaccio che vive nell'ombra. Curiamoci con l'acqua, che ci ha portato sempre fortuna. Ci avete fatto un cazzo! Lui apre con Ariados. E noi apriremo con Sindra. Vieni qui! Che da dietro siete più deboli. Gelo raggio! Mi sono confuso. No, c'è gigassorbimento. Cazzo. Non me lo ricordavo neanche sta osa io. Vabbè, tanto togli nulla perché non è stabbato. Ora, cerchiamo di non finire tutti i geloraggi per questi imbecilli.
Mettiamo qualcuno che potrebbe fare veramente male a questa gente. Tossina. Fuori 3 social esplosione. Quindi noi li facciamo terremoto. Con Figaro. Se mi ammazzi Figaro, ti uccido. Che ho scazzato? Ho scazzato. Eccolo! Oddio no! Dio mio no! 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 È morto Figaro! È morto Figaro! E ora come facciamo? Accidente a te! Che pezzo di merda! Madonna, sono tutti ricoloniti forse quando... Vedi, ora mi serviva. Per fortuna ce l'hanno anche le altre terremoto. Accidenti alle tue corna. Sì, sì. Tanto... non te lo toglie nessuno, sai? Qui ho fatto un nabo, devo usare psichico. Ma guarda sto nabaccio della merda. Ragazzi, siamo in svantaggio. Oh, allora? Ma allora che fai? Ti fa le seghe? Dov'è la cura totale? Iperpozione, forza! Attaccalo! 5 ne sprecati! Ora, fuori. Oh, ce l'abbiamo fatta! Un abbraccio maledetto! Crepa. Ah già, c'avevo coso, me lo ricordavo mia. Che c'ho mala coda, che faccia fuori Bruno. E non c'ha più surf, vabbè. Allora, Figaro è morto. E ora siamo nella merda. Perché è morto uno dei più potenti, peccato. E, come al solito... O muoiono con esplosione o con i brutti colpi. Le Locke non hanno più segreti per il dio del metal. Mettiamolo in fondo così si vede. Io direi di partire subito con cattiveria. Ripristinando PP. 10-10 PP in ogni mossa, no. Tutti PP di una mossa. Psichico, forza. Te che ti fai le seghe come manubri, ma per favore. Malediciamoci. Che tanto lo vedi, fanno un abbraccio. Così, se riesco, vedi, fuori dalle palle. Ma quale, c'è tono pugno, mi fai nulla. Non c'è un cazzo di attacco speciale. E te puoi morire anche così, lo sai? Ma da tanto li toglie. Resistentissimo. Ma qua è tempesta. Ma fuori. Oh, con luce da stare attenti perché toglie un pochino, eh. Fa sempre sti brutti colpi delle emenda. Fuori. Nabacci. Oh, e ora qui è un casino. Quindi... Madonna, Dragon Fist è rimasto sempre al 41. Ma come fa a fronteggiare Draghi? Proviamo a dare fastidio a Umbreon. Karen! Ma che cazzo. Intanto agilità che non fa mai male. Sì, Luffo comincia a fare il turbo sabbia della merda. Sì, tanto io vado avanti a surf. Non succede nulla, non ti preoccupare. Ora sì, però. Ricarica totale, perché sono confuso. Fuori dalle palle. Eccolo. Solo Kinda può salvarci da Vileplume, quindi vediamo se ce la fa.
C'ho una turbo sabbia negli occhi. Congelalo, congelalo, no, no, no. Non ci togli un cazzo. Brutto coglione, fra tre turni ti uccidi da solo. Guarda, sono talmente forte che usa anche la cura totale. Tanto sono più veloce. Ho fallito. Oh, ci manca il brutto colpo. Qui ho scazzato, qui ho avuto fortuna. Dove sono le perpozioni? Vedi? Oh, non sei mai attaccato! Non sei mai. Guarda là, anche luce lunare. E anche il sopravvissuto. Dai, dai, continua a farne a bacio, forza! Madonna, che casino! Non ci si fa, eh! Non ci si fa! Ora ti bombardo! Cioè, allora... Guardate come quella turbosabbia rompe coglioni! Me l'ha fatta una volta sola! Una volta! Non ci si fa, mia. Non ci si fa. E non sei mai attaccato! No, oh, sei morto. Porca miseria. Ora, Gengar fa una brutta fine con Malacoda, perché c'ha due attacchi che ti fanno fuori, tra cui uno che ti fa malissimo, quindi fuori dalle palle. Markrob, ma chi lo vuole? Ti ammazzano tutti, compreso Dragon Face, quindi mettiamolo. Sì, tanto le ricarico dopo. Non c'è problemi. Houndoom! Ma per piacere. Ricordiamoci che c'è inseguimento, che potrebbe scassare un cazzo. Non fare brutto colpo. Non fare brutto colpo. Imbecille. Anche voi vi curate però, Brutti ciccioni, non siete altro. No, io voglio usare l'acqua. Io voglio usare l'acqua. Voglio vedere quanto mi togli con un brutto colpo. Forza, vediamo se lo fai. Andiamo, brutto stupido. Del metal farming demoniaco, dei brutti colpi. Andiamo, non ce la fai, Te li faccio finire. Brutto nabbo, che non sei altro. Non so sgranocchi quanto pipì ci abbia. Ha usato boato e sto scemo, vuol dire che la finiti. Ciao. Anche brutto colpo con quello. L'ha fatto con una mossa che mi toglieva meno. Madonna, è schifo. Ma siamo arrivati in fondo? Ma me l'hai già detto. Me l'hai già detto, brutta psicopatica. Oddio, non ce la fa più. È un delirio. È un delirio. Elisir. Dragon Face. Mi fai vedere? Devo togliere queste ossa perché mi dà noia, mi dà. Che dici? Dopo un'ora e passa. Cristo. Io provo a fare un'ossa alternativa. Si mette Malacoda. E proviamo a farmare tutto il potenziamento. Tanto poi lui metterà il Dragonite che c'ha fulmine, ovviamente. E vedremo chi la vincerà, ragazzi. Siamo arrivati all'ultima battaglia dell'Aqualock. Cristo.
Ma in abbaccio è apparso? Ma fai un po' schifo. Tra l'altro lui ci fa pioggia danza. Ma tu sei un po' scemo. Maledizione. Ha fatto flagello. Ma c'è anche per raggio, ma fai per raggio, no? Maledetto imbecille. Ehi. Vedi, lo faccio quattro volte. Così tu sei avvantaggiato. Eccolo. Psichico. Ehi, l'ho fatto anche brutto colpo. Ma muori. Ma siamo a 50. Ma per favore. Eccolo. Il Dragonite che c'ha fulmine. Probabilmente non mi uccide nemmeno. Io provo a lasciarlo. Facciamo subito un'amnesia. Ah, c'è stata un'onda. Ma c'ha anche fulmine, me lo ricordo. E io continuo a bustarmi. Non mi fai più un cazzo. Ah, c'ha tuono. Non fulmine, tuono. Non mi fai nulla. Ma ricordiamoci che brutti colpi trapassano anche i potenziamenti. Quindi, ricarica totale. Hai fallito dal nabaccio che tu sei. E io ti bombardo. Che sei evoluto 8 livelli prima del necessario, ma per favore. Ma che vuoi fare? Ma cosa? Ragazzi, siamo in totale vantaggio. Ora si può mettere anche Kindra. Facciamolo finire a Dragon Face. Cioè, frega un cazzo di te. Gelo raggio. Vediamo se sopravvive il Nabaccio. Io penso proprio di sì. Oh, ma guarda un po'. E tu sei morto come un nabbo dal grande Dragon Face. Ma quale? Ma fate schifo. Ho finito l'Acolok. Madonna, guardalo, un altro abbraccio. Distruggo gente che c'ha 8 livelli superiore, ma per favore. Ma tornate al circo. Tornate. Ma che ci state qui dentro a fa? Guardate, è sopravvissuto. No, c'è un oltraggio! Oddio, no. Non me lo ricordavo io. Cristo. È sopravvissuto. È sopravvissuto. Grande Dragon Face sopravvive a un oltraggio stabbato di un deficiente di 8 livelli superiore. Madonna. E tu fai proprio schifo, eh. Guardalo come fanno a bacio. Non c'ho più attacchi. Non c'ho più nulla. E io me lo ricordo. Alice e Max, forza. Ma sì, ricaricati il bullet culo. Io uso l'amnesia. Così mi toglie ancora meno. Madonna, è tutta una curata, eh. Si è confuso da colpirsi da solo un abbaccio. Andiamo. Ok, ragazzi. Qui è finita. Ma che vuol fare sto abbaccio qui? Ma per favore. Ma che cazzo vuoi fare? Al grande del metal. Ma quale? Ma quale? Ma cosa? Iperraggio? Ma stai fermo anche un turno e io ti uccido! Ragazzi, dio del metal. Ha finito l'Aqualock. Ah no, c'è ancora Aerodactyl. Me l'ero scordato. Ma quale Aerodactyl? Anche te tu c'hai per raggio. E allora? Se tu c'hai per raggio. Ah, c'ha frana. È morto! Brutto colpo, certo! Ma certo che sì!
Certo che sì. Sai, ti dico, ti mando James e ti fotto. Ciao. Nabbo, ciao, un abbraccio. Che vincete solo con brutti colpi. Ma per favore, ma tornate all'asilo. Ma fuori dalle palle. Ma ciao, avete rotto un cazzo. Guardiamo la gente che ha superato l'Aqualock. Il grande malacoda. Finalmente ho finito, non ce la faccio più. Il grande tragico, porca miseria. E poi il grande James, che ha sopravvissuto fino adesso, ragazzi. Ma tu veramente? E il grande Kindra, che è morto da ultimo con onore. Per un brutto colpo. Lapras, che non ha fatto un cazzo in questa lega. E il grande Figaro. È stato un poco migliore dell'Aqualock lui, ricordatevelo. Porca miseria. 58 ore? Vediamo che ci dice il nabace della merda. Bene, vedo che hai capito come usare Pokéball. Ma ci vai a cagare. Che io ho finito l'Aqualock. Fuori dalle palle. E ora Nabaci. Ringrazio Nabaci che sono arrivati fino a qui. E hanno visto tutta l'Aqualock. Quindi ovviamente. Fatemi sapere. Se dovrò continuarla o meno. Quindi. L'Aqualock finisce qui. Ci vediamo forse. Alla prossima serie. Sui Pokémon. Oppure. Alla continua dell'Aqualock.